Ciao Gigliola, buon pomeriggio a te, un saluto a tutti gli amici in diretta al TG8. È terminata da poco la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Luciano Zauri, domani ore 16, prima gara playoff per il Pescara, stadio Adriatico contro la Carrarese. Dicevi di Drudi, il tecnico Zauri in conferenza stampa ha detto che sta meglio, che farà la rifinitura tra un po' e poi deciderà l'eventuale convocazione, ma ha detto se il giocatore sarà convocato può giocare tranquillamente. Ha detto anche di qualche eventuale dubbio di formazione, ma a sinistra dovrebbe giocare nella linea 4 Veroli con Zappella dal primo minuto al rientro dopo l'infortunio alla spalla, i pochi secondi giocati nell'ultimo match, a destra nel 4-3-2-1 con De Risio che farà il vertice del centrocampo, Pompetti e Pontisso mezze ali, davanti Ferrari con Dursi e Clemenza. L'avversario, la Carrarese di Totò Di Natale in campionato, vittoria esterna del Pescara 2-1, i gol di De Marchi e di Memusce, un pareggio 1-1 nella gara interna con il gol del momentaneo vantaggio di Pompetti, ma ora ci andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli e la regia da studio di Andrea Di Fabio e Roberto Cherchi i passi salienti della conferenza stampa del tecnico Zauri. Situazione in generale stiamo abbastanza bene, Mirko Drudi è recuperato, ha fatto primi giorni di gestione, ma sono due allenamenti che farà con la squadra, quindi è recuperato. Quindi vedremo un po', ripeto, con oggi come andrà. Se prosegue bene come sta facendo, quindi è convocato. E in generale, la settimana è andata bene, siamo riusciti a lavorare con continuità con tutti gli elementi, qualche piccolo acciacco, come insomma, diciamo da qualche tempo. E, beh, in generale, quando subentri hai tante cose che vorresti fare, ma il tempo ovviamente è quello che... il tempo è tiranno, come si dice, però... non mi sono mai preoccupato di quello che non sei riuscito a fare, anzi mi sono preoccupato su delle cose che volevo fare e che in parte sono riuscito a fare, ma mi interessava sinceramente riuscire a trovare subito il feeling con i ragazzi, che è la cosa più importante secondo me. Beh, pronti assolutamente sì, non possiamo non esserlo. La difficoltà per noi, così come gli altri ovviamente, è quello di ottenere il massimo in pochissimo tempo, per cui siamo assolutamente pronti. I ragazzi, insomma, ripeto, sono andati bene, sono belli carichi. Come gli dico spesso, la partita inizia domani alle 16, non oggi, quindi la partita va preparata bene, ma mentalmente bisogna arrivarci pronti, non che la partita abbiamo già giocata, perché ovviamente la pressione è quella che fa parte del nostro mondo, ma dobbiamo riuscire a gestirla. Noi abbiamo un modo di stare in campo che non deve assolutamente cambiare. È chiaro che 2-3 per noi è un piccolo vantaggio, ovviamente, ma dobbiamo giocare per vincere, non possiamo pensare assolutamente alla gestione. Questa squadra non è capace di gestire le partite, ma credo che nessuna lo sia. E quindi, ripeto, dobbiamo fare la nostra partita, rispettando l'avversario sì, ma consapevoli della nostra forza. In parte sono d'accordo, ma quando ti chiami Pescara la pressione è sempre altissima e deve essere così, e noi siamo onorati di portare questo nome, quindi noi affrontiamo questi playoff per fare il massimo, quindi Pescara non teme assolutamente nessuno e siamo consapevoli, ripeto, di voler fare dei grandi playoff. Non sarà assolutamente semplice, ma abbiamo tutte le armi per poter fare bene. Beh, allora, è chiaro, le caratteristiche del play, insomma, io lo vorrei forte fisicamente e bravo tecnicamente, insomma, un giocatore di grande levatura ovviamente. E il profilo perfetto non c'è, e soprattutto in corsa, come adesso è successo a me, ho cercato di trovare la soluzione migliore per questa squadra. Ovviamente con De Risio lì davanti è il giocatore che ci garantisce magari più equilibrio. Ripeto, sono tre giocatori insieme con Marco Pompetti che potrebbero interpretare quel ruolo con caratteristiche diverse. In questo momento ho anche Giambo fuori, che insomma è un giocatore che ha delle buonissime qualità, che ha giocato un pochettino meno, ma ripeto, sono quattro giocatori, tutti e quattro molto bravi. Se è convocato vuol dire che può giocare, quindi assolutamente sì. Ripeto, l'allenamento di oggi mi servirà a chiarirmi tutti gli ultimi dubbi che sono legati appunto alle sue condizioni. E qualche dubbio ce l'ho, perché comunque sia per il discorso di Veroli appunto che hai detto, il fatto che abbiamo perso il titolare tra virgolette, che è Frascatore, quindi nelle due settimane abbiamo cercato di capire chi potesse essere utile per ogni singola partita. Ha giocato in zita, potrebbe giocare Veroli a sinistra, ma con ampie garanzie assolutamente.
Queste in sintesi dunque le parole dell'allenatore del Pescara Luciano Zauri. Enrico, dunque che partita sarà quella di domani tra Pescara e Carrarese? Una partita che il Pescara può giocare con due risultati su tre a disposizione, Gigliola, perché il regolamento dice che al termine dei 90 minuti, in caso di parità, non ci saranno supplementari o rigori. Al turno successivo, nel caso di parità, andrà il Pescara perché è meglio classificata nella stagione regolare. Sarà così anche nell'eventuale seconda fase prevista per il 4 maggio. Zauri però ha detto chiaramente in conferenza stampa: questa squadra non sa gestire, deve giocare per fare la partita, quindi l'obiettivo è la vittoria. L'appuntamento è domani ore 16, stadio Adriatico, sarà forse la prima giornata con temperature veramente calde, quindi si farà sentire anche la fatica, ma il Pescara domani non può assolutamente fallire. Un saluto e ti restituisco la linea con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. A te Gigliola.